Luciano Seghesio, il manifesto di quest'anno è firmato da te e da tua moglie. Che cosa rappresenta? Che significato ha? Allora, rappresenta un tronco, come si può vedere, un tronco sezionato, dove al suo interno c'è tutto un insieme di personaggi, al centro Sant'Orso e pian piano andando verso l'esterno tutta un po' la storia e le attività che si svolgono durante la fiera. Infatti nelle parti più esterne abbiamo anche l'aspetto più moderno della fiera, che è quello dell'artigiano che vende ai turisti i propri pezzi. Come nasce il manifesto? Come si parte per costruire ed arrivare a un'idea poi finale? Allora, premesso che questa illustrazione, questo manifesto, noi l'abbiamo solo impaginato perché è stato realizzato dai ragazzi della Scuola Comics di Torino. Abbiamo quest'anno pensato di coinvolgere una scuola e perciò dei ragazzi, perché avevamo già lavorato con questa scuola, come avevamo lavorato con il liceo artistico e che abbiamo coinvolto anche quest'anno. E ci piaceva, cioè, avere così delle idee nuove, più giovani, e i risultati secondo noi sono stati ottimi, perché sono state più di 30 le opere, le illustrazioni, che sono tutte così, si possono vedere al padiglione enogastronomico.